City Report. Il nostro Hermes entrerà dentro in maniera molto agile come sua solita. Come diceva qualcuno, un gioco da ragazzi, Hermes lo sa fare. E voilà. Eccoci qua. Ed eccolo dentro. Fai ciao ciao. Eccoci. Ok. Ed ecco che City Report parte con una nuova esplorazione. Eccoci all'interno. Con non poca difficoltà siamo riusciti a entrare qui nella fabbrica dismessa. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Quindi cominciamo da questa, da questo casolare che dovevano essere gli uffici, che sono stati completamente distrutti. Andiamo a vedere un po' cosa troviamo all'interno. Ok, sperando di essere solo. Ecco qua, questa doveva essere una cucina. Lì ci sono delle gabbie per cani, non so cosa ci facciano qui. Buongiorno. Un odore impressionante qua, hanno sfondato tutto per portare via rame, ferro ed altro. Sì, dovrei essere solo. Ok, tutto ciò che era recuperabile è stato recuperato per essere rivenduto. Ok, per il momento non abbiamo ancora trovato gente che dorme o materassi o altro. Ok, procediamo. Da qua non si esce. Un odore impressionante qui. E ci domandiamo come mai sia potuto succedere tutto questo proprio davanti al mondo convenienza, che più che controllato, pieno di telecamere. Ok, procediamo da questa parte. Questa è la famosa struttura che aveva preso fuoco qualche anno fa e nonostante ciò non è mai stata messa in sicurezza. Ok, quindi qua troviamo tutto quello che è stato lasciato qua dalla vecchia fabbrica. Vari bancali, mattoni, tutta roba che poteva anche essere riutilizzata. Qua la statua di una birra gigante, non so come sia finita qua, non è da dove arriva. Una griglia. Ok, qua c'è il lucchetto. Qui la porta è stata aperta, non so, con una motosega o chissà cos'altro. Allora, tutte le porte sono state aperte in quella maniera. Ecco, qua ci sono ancora i resti dell'incendio. Si sente ancora la puzza di bruciato dopo anni. Ecco qua, e nonostante ciò la struttura rimane ancora accessibile praticamente a chiunque.
anche il classico tombino sfoderato. Vediamo di qui se si può entrare. Sì. No, scherzavo. Completamente devastato. Procediamo. Ok. Da questa parte dovremmo riuscire a entrare. No, qua non c'è nulla. Completamente inaccessibile per via delle lamiere. Ok. Avanti c'erano altre porte aperte, vediamo di capire dove possiamo entrare. Qua no, di sicuro. Gruppo elettrogeno. No, direi che è stato messo in sicurezza, perché l'altra volta era tutto aperto, quindi almeno qualche lucchetto è stato messo, diciamo, per evitare che venga ancora occupata come prima la struttura. Diciamo una messa in sicurezza molto alla buona, perché ci vuole veramente poco per rientrare dentro. Quindi vediamo di trovare un accesso da qualche parte e riuscire a vedere qualcosa di più da dentro. Wow, siamo all'interno. Ok, sono sicuro di essere solo. L'odore di fuligine è impressionante, anche a distanza di anni. E ancora non capiamo come mai qua si può entrare liberamente. Altre bombole del gas, inutile dire che il rischio incendio è molto alto. A parte che qua ormai c'è veramente poco da bruciare. Eccoci qua, in quelli che erano gli uffici, completamente divorati dalle fiamme. Mondo convenienza. Tanica di alcol. Ecco, e da qua la devastazione più totale di ciò che era la fabbrica. Ok, ah, si può ancora salire di qua. E diciamo che dopo l'incendio la struttura è diventata talmente inospitale che in queste condizioni è anche difficile che venga occupata nuovamente, perché qui dentro vi assicuro che si rischia soffocamento. Ok. Ci possiamo anche avvicinare all'uscita. Ok.
diciamo che è una struttura molto scenografica, soprattutto dopo il fuoco. E diventa quasi una scenografia da film dell'orrore. Ok, qua un'altra discarica, olio esausto, pallone da calcio, bibita. Ok, tutto quello che poteva essere portato via di cavi ed altro è stato asportato. E direi che adesso possiamo uscire davvero. Aria fresca finalmente. Una bella boccata d'aria ci voleva. Ed ecco il nostro caro Tullio che da fuori ha monitorato tutta la situazione per quanto riguarda il parcheggio della struttura. Ed eccolo che sta ritornando indietro. Com'è andata? È una struttura molto particolare. L'incendio ha praticamente devastato tutto. Naturalmente quello che si poteva portare via tra cavi di rame, metallo e quant'altro è stato portato via. La struttura al momento è talmente inospitale che neanche gli occupanti. Esatto, quindi anche gli occupanti sono spariti, perché adesso ci vorrebbe la maschera antigas anche solo per entrare. Beh, diciamo sì, che sì. Da fuori già si vede abbastanza. Ed eccoci, stiamo per terminare un'altra puntata di City Report. Oggi breve passeggiata nella città metropolitana, ai confini di Milano, Trezzano sul Naviglio, fianco a Mondo Convenienza. E questo che vedete non è un ballerino di qualche strano ballo tropicale, ma è il nostro Hermes che fuoriesce dalla struttura. Eccoci. Bene, anche per oggi il cartello ci dice tutto. Abbiamo terminato. Grande Hermes, senti che fiatone, ma non molla mai. L'abbiamo fatta. E seguiteci alla prossima puntata City Report. City Report.